prendilo, prendilo, prendilo. Ciao! Ma questo che ha fatto in testa? Guarda questo. Vieni qua, c'è una botta in testa. Amore, sei quella bubu, sei quella bubu. Dove sono partiti? E ne entrano due, perché... Ma erano rimasti in quattro, sono rimasti tre. È uguale a suo fratello. Ok, ma un altro maschietto. Bup. È uguale a Bubu. Sei fratello. Sì, ma dobbiamo prendere quell'altro. Quell'altro e la mamma la dobbiamo prendere piano piano. E quindi se ne è morto un altro? Erano rimasti in quattro, erano tre. Però quella mamma ora senza figli. La prendiamo, anche a lei. Gli avevamo dato il Nexgard, ti ricordi? Guarda che roba c'ha, poi gli viene un'infezione. Gli hanno dato fuoco, forse per pulire un po'. Però qui la situazione è sempre desolante allo stesso modo. Tutte e due quelle che andavano. E quello zoppo. Non c'è più figlio. Noi promettiamo sempre che promettiamo, però poi diciamo le promesse le facciamo con i fatti. Siamo ritornati qua alla Baraccopoli a recuperare i fratellini di quei due che sono partiti oggi. Sì, erano cinque, ne abbiamo presi e ne erano rimasti in quattro. Uno sappiamo purtroppo che era finito sotto una macchina, adesso ne abbiamo trovati soltanto due. Un altro bubu. Un altro bubu è con noi. E l'altro com'è? Uguale a, hai detto sì, uguale a Dixie ed Elfa. Cioè abbiamo tolto Bubu, no, Bubu non è partito, Bubu è... E questo è un altro maschietto, visto? La mamma è inavvicinabile. Questo piccolo che è rimasto segue la sua mamma. Sì, ed è difficile prenderlo, però ci proviamo. Eccolo qua, questo l'abbiamo preso pure. Il sottolino di quello bianco che... Cioè, guarda come è ridotto. Sì. Guarda la pelle del pelo. Amore, se sto... loro non sono abituati minimamente a essere toccati, proprio minimamente. Lo mettiamo così, tranquillizziamo anche il fratello di Bubu. Hai paura, amore? Non credo che siano stati toccati questi piccoli. Giro, non è messo male, dai. È un maschietto. No, sono tutti e due maschietti, so. Abbiamo preso tutte le femmine, okay. Cioè, dov'è la tua piccolina? Guarda un po' questo bimbo. E ora c'è quella che sembra Dixie. Ma com'è piccolo! Ma aspetta, è femminuccia questa? Ma quanto è piccolo! Se vedi quello. Ma come sei piccolo! A chi rassomiglia? È Dixie! E a Elfa! Amore! Questo è piccolissimo! Si fa toccare? Ma se sì! Questo è, vediamo se è quello là che abbiamo visto, no? Coccoletto rovinato? Sì. Sì. È lui. Lei, prego. Lei. Posso? Non sanno che vuol dire essere toccati. Siamo arrivati a casa e contenti e soddisfatti, perché avevamo detto che li andiamo a prendere i fratellini e ci siamo andati. Sì, li abbiamo presi appena ci è stato possibile, appena ne sono partite due e si è liberato un piccolo spazio visto che loro sono in casa. Sapevamo che c'erano, siamo felici di aver trovato il terzo, perché all'inizio quando siamo arrivati ne abbiamo visti soltanto due e già sappiamo che uno ne era morto, quindi abbiamo supposto che fosse morto anche lui. O lei, lui è maschio e femmina. Lui no, è maschietto. Maschietto. È quello che sta un pochino peggio. In realtà Tony ne ha visto anche un altro, ma abbiamo dovuto desistere, lui ha provato
però ha cominciato a piovere lì e Tony ha anche una quasi polmonite. L'abbiamo portato via anche se lui stava sotto le baracche per cercare di recuperare anche quello. Si dovrà tentare di recuperare anche quello perché mi hai detto che ha una rogna molto grave. Sì, è messo male e ci siamo infilati sotto le baraccopoli. Là sotto è stretto, era tutto bagnato e non si faceva prendere, non si faceva avvicinare. E poi messo si è spaventato, male, è sparito. Spaventato, poi si è messo a piovere, a diluviare e quindi se n'è andato. Ci siamo, abbiamo riprovato, sì. No, abbiamo riprovato a cercarlo, ma niente, non l'abbiamo visto. No, però non è finita qua. Ancora tenteremo e non ci fermeremo qua. Come pure la mamma. E quello che volevo dire è proprio questo. Siamo felici per aver salvato loro e speriamo di poter regalare a loro una vita bella e degna, insomma, però sappiamo benissimo, e questo che ci fa stare tanto male, che questa è una piccola goccia nel mare, perché lì ce ne sono tanti altri. C'è quello, il maremmano grande lì, quel maschio, sì. Buonissimo tra l'altro, maschio, noi maschi non ne possiamo prendere, non abbiamo posto dove metterli, che tra l'altro è un cane che noi abbiamo conosciuto quando abbiamo cominciato a frequentare la baraccopoli, di cui ci siamo presi cura, gli abbiamo portato anche il Nexcar, ti ricordi, era strapieno di zecche. L'abbiamo salvato pure. Adesso ha una ferita in testa, dobbiamo assolutamente tornare, anche perché quella mamma non può restare lì, perché sappiamo che il problema è sempre quello. Ci sono tantissime femmine con le mammelle che hanno allattato o che stanno allattando e quindi tra 6 mesi anche sua mamma sarà nuovamente incinta e il problema, e ci saranno altri cuoricini, altre anime da così, che vivranno così allo sbaraglio totale. Quindi siamo felici ma anche molto tristi per questo motivo. E quello di cui vogliamo pregare, se anche noi non abbiamo più condiviso la nostra raccolta fondi, non abbiamo più parlato, i lavori ci sono, non ve li stiamo ancora mostrando perché adesso c'è solo un accumulo di terra e di reti sparse. Li stiamo facendo e andremo avanti finché ci sarà economicamente possibile. Quindi vi vogliamo pregare di non dimenticarvi di noi, cioè di non dimenticarvi di loro, perché siete in tanti e che ci segnalate tante situazioni e noi facciamo quel che possiamo, e attualmente possiamo fare anche poco, ma se non sistemiamo quel rifugio è inutile, non riusciremo ad andare avanti. Sì, anche perché in privato ci arrivano tante segnalazioni, tante chiamate, andate a prenderli per favore, aiutateli, voi siete bravi, avete un cuore, ok, abbiamo tutto quello che volete, però il problema non è prenderli, il problema è il dopo. Quello che si deve fare è come gestirli e come curarli. Come sfamarli, come vaccinarli e poi come adottarli. Sì, l'ultimo ovviamente è quello. Ma per tutto questo ci vuole comunque una grossa spesa e ci vuole una struttura dove poterli tenere. Sì. Noi ci stiamo impegnando a fare tutto a norma di legge e ce la stiamo mettendo tutta. Sì, ci stiamo mettendo anche la vita, perché sì, anche perché, ma penso che ci vedete e penso che senti come stai parlando tu, che sei totalmente, sì, chiuso. Una volta tocca a me avere la polmonite, una volta tocca a te e qua sì. Ce la passiamo uno da uno. Eppure non ci fermiamo e questo è perché lo sentiamo tanto tanto fortemente, questo bisogno di aiutarli, ma per farlo abbiamo bisogno di costruire questa struttura. Siamo a buon punto, ma c'è ancora tanto da fare. Siamo a zero, siamo veramente a zero, perché adesso abbiamo dato tutti gli anticipi e quindi vi preghiamo veramente in ginocchio con le mani giunte di non dimenticarvi di loro e di questo progetto in cui noi crediamo fermamente, ma siamo anche fermamente consapevoli che da soli non potremo portarlo a conclusione. Non solo, perché noi possiamo andare avanti finché arriviamo. E siamo già arrivati, perché abbiamo comprato il materiale, abbiamo anticipato tutto, quindi abbiamo già cominciato a chiudere il cancello, sì, non l'abbiamo ancora mostrato, sì, adesso lo settimana prossima vedere. Lo mostreremo. E quindi aiutate loro, perché noi più di questo non possiamo fare, siamo stanchi. Siamo sfiniti. E sfiniti, non è solo prenderlo, è tutto il resto che a noi ci ammazza. E siamo in due. Abbiamo anche qualcuno che lavora là, che ci aiuta e gestiamo bene il rifugio, non è mai da solo il rifugio, però la parte però è tutto sulle nostre spalle, quindi serve l'aiuto di tutti, ok, perché è molto molto importante questo qua.
E quindi se anche noi non vi ricordiamo ogni giorno della raccolta fondi, dei lavori che stiamo facendo, del grosso bisogno che noi abbiamo di aiuto e di sostentamento, non lo dimenticate. Se credete in noi, state con noi sempre. Le cose che facciamo sono tante, i video che facciamo, stiamo cercando di fare tanti video per le adozioni, stiamo cercando di fare un po' di tutto, ma siamo comunque in due e quindi è tutto molto complicato, perché se fai una cosa ce n'è un'altra che rimane un pochino in sospesa e spesso non evitiamo di parlare di quella famosa raccolta fondi che per noi è vitale, è veramente vitale in questo momento. Sì, ora abbiamo finito di parlare con un filo di voce e andiamo a vedere che hanno e fargli fare una visita. Prima tu ti fai una doccia e dopo facciamo la visita. Sì, certo. Ok. Facciamo fare una doccia a Tony. Cioè, sono, guardateli qua, ne abbiamo tolti tre uguali, abbiamo tolto quella bianca. Sì, questa è come Alicia. Sì. Lei è come, c'ha pure la tossetta. Lei è la tossa. È come Elsa. E lui è che sono partite, lui è uguale a Bubu, che invece adesso li faremo incontrare. Certo. Prima dobbiamo essere sicuri che stiano bene e che siano sani, perché certo, se no avremo... Devono fare la quarantena. Certo. Okay. Ma questo non ne può più, ha tanta tanta paura lui. E quindi basta, non li stressiamo ulteriormente. No. Volevamo farveli vedere e adesso vi auguriamo una buona notte. A noi ci vuole ancora tanto prima che... Oh, noi ora fino a che ci riprendiamo...